Chiamerei il professor Colistra. Il professor Colistra è pediatra di libera scelta, segretario dell'Ordine dei Medici di Roma e a lui l'apertura di questa giornata. Grazie, buongiorno. Intanto non sono professore, questo ci tengo. La ringrazio, però quello che è giusto. Sono un pediatra di famiglia, quindi questo faccio come attività nella vita. Devo dire che porto il saluto dell'Ordine dei Medici, anche del nostro Presidente, il Dottor Lala, e sono molto emozionato e ringrazio Federico di questa sua, direi, grande iniziativa. Secondo me, nella storia della pediatria, è la prima volta che vedo una cosa così ben costruita e così ben cadenzata nei 3 giorni, perché in realtà va a coprire tutta l'area. Forse manca l'adolescenza, ma mi rendo conto che lì ci voleva un convegno a parte, perché è giusto, è una cosa talmente, esatto, lo faremo, una cosa talmente grossa. E quindi un plauso a questa bella iniziativa, e soprattutto perché prende di petto tutta una serie di tematiche che nel territorio noi viviamo tutti i giorni e che ci danno una certa difficoltà. Quando io ho iniziato 30 anni fa oramai a fare il pediatra di famiglia, queste problematiche non è che non esistessero, ma non ci si poneva il problema, ma questo in maniera proprio sociale, generale, si arrivava quando c'era la malattia. Fortunatamente è cambiata la società e siamo cambiati anche noi, quindi dobbiamo essere maggiormente più accorti, quindi più informati, più formati su questo tipo di tematiche. Quindi detto questo, io non vi rubo altro tempo, perché mi rendo conto che il materiale da portare avanti è tanto. Una sola battuta vorrei fare sull'autismo, perché è una legge estremamente importante. Quello che sarà importante è la ricaduta regionale, perché lì ci sarà la nostra operatività, come diciamo, primo front office è il pediatra di famiglia, che vede tutti i giorni i bambini, e quindi è quello che, come dire, si deve accorgere, deve intuire la problematica. Noi abbiamo uno strumento per lo screening dell'autismo che però è abbandonato in questa regione, cioè non è inserito nelle nostre prestazioni, per cui vi pregherei, chi si occupa della parte politica della cosa, di pensare a questo aspetto, perché altrimenti poi ci si ritroverà con uno strumento che non viene applicato e quindi non troveremo poi i risultati che invece vorremmo. Detto questo, ringrazio Federico e la professoressa Di Renzo che ci hanno voluto qui per il saluto, e vi auguro buon lavoro. Grazie.